Signori, ci siamo, finalmente, ecco qua le guerre tra clan. Andiamo raga in questo video a guardare insieme un po' il tutto. Capiamo queste guerre tra clan, ok? Leggendo anche quello che hanno scritto nel blog ufficiale. Per parte ad affrontare gli altri clan, per gloria e ricompense, solo capi o co-capi possono avviare le guerre tra clan. Evviva, via, avviamo quindi in questa maniera. E già ci apre la scheda del nostro clan. Attenzione, andiamo nella scheda guerra ed eccola qua ragazzi, l'isoletta delle wars, delle clan wars. Le clan wars raga sono composte dalle leghe, perché come c'è scritto anche sul blog ufficiale, praticamente alla fine di una stagione dobbiamo vincere tanti trofei per avanzare nelle leghe del clan. Ragazzi, andiamo a guardare un attimo velocissimamente queste leghe. Ok, l'ultima è lega leggendaria, ha 3000 più coppe del clan, ok? Quindi anche qui abbiamo una ricompensa stagionale. Se andiamo su informazioni di qua, vediamo ragazzi questo nuovo forziere, che dovrebbe essere il forziere delle guerre tra clan. Scusate raga se ripeterò tante volte questa parola, ma torniamo indietro raga, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Se facciamo guerre tra clan, vuoi iniziare una guerra? Sfida i clan di tutto il mondo in una guerra tra clan grandiosa. Divertiti vincendo trofei di quest'ultimo e aprendo bauli della guerra, ok? Ragazzi, allora, le clan wars sono divise in due fasi, diciamo, anzi in realtà tre, contando la premiazione. La prima fase, raga, è il giorno della collezione. Gioca con le tue carte per ottenere carte del clan e crea il tuo mazzo da guerra per il giorno della guerra, ok? Nel giorno della collezione avrai tre battaglie disponibili. Quindi, raga, all'inizio dovremo cercare di collezionare il maggior numero di carte possibili, ok? Carte del clan si chiameranno proprio così. E per collezionarle, chiaramente, dovremo giocare con le nostre carte che conosciamo normalmente. La seconda fase è il giorno della guerra, che dura due giorni, ok? Raggiungi la gloria con le carte del clan che abbiamo quindi precedentemente collezionato. Il clan con più vittorie nel giorno della guerra vince. Nel giorno della guerra avrai una battaglia a disposizione, a differenza delle tre nel giorno della collezione. Ricompense: divertiti ottenendo trofei del clan e aprendo bauli della guerra. Quindi la ricompensa, insomma, ormai l'abbiamo capita. Avanza nelle leghe del clan e ricevi ricompense sempre più grandi. Quindi raga, dobbiamo fare maggior numero di trofei e aumentare quindi la lega delle clan wars. Molto bene raga, molto bene. Facciamo quindi scatena la guerra. Facciamo la scatena la guerra. Vi ricordo che serve essere livello 8. Allora, andiamo quindi qua su guerra, nel tab guerra. Facciamo scatena la guerra. Vediamo cosa succede. Eccoci qua. Giorno della collezione, quindi partita. Eccoci qua ragazzi, che figata finalmente l'isola. Andiamo su chat, guerra tra clan iniziata da Dragon Stake. Qui raga possiamo quindi collezionare le carte, va bene? Mi raccomando, solo i capi e i co-capi possono iniziare una guerra tra clan. Gioca per ottenere carte del clan da usare in questa guerra. Esatto, collezioniamo quindi queste carte del clan. Più avanzata è la tua arena, meglio saranno le carte ricevute. Più siamo alti di arena, raga, più riceviamo più carte. Allora, qui quindi possiamo scegliere il nostro mazzo. Una volta, raga, che facciamo la battaglia, collezioneremo le carte. Se clicco su modifica mazzo, chiaramente ci porta là dietro, ok? Io, ragazzi, non ho in realtà un mazzo, però direi di provare velocissimo qualcosa. Facciamo questo? Facciamo quindi battaglia e, ragazzi, ci va subito a trovare un nemico con la quale possiamo combattere. Quando finisce la battaglia ragazzi ci dà delle carte che andiamo appunto a collezionare. Guardate qui ed ecco qua ragazzi, carte del clan. Ecco le carte del clan per questa guerra. Quindi stiamo già collezionando carte che possono fare anche gli altri membri del nostro clan. Ecco le carte per questa guerra. Ottienile da tutte le battaglie del giorno della collezione, vincendone guadagni di più. Quindi ragazzi è importante chiaramente vincere. Andiamo avanti. Nel giorno della guerra tutti i membri del clan useranno queste carte per la loro battaglia finale. Ovviamente crea i migliori mazzi per il giorno della guerra, condividendo mazzi con i membri del clan e parlando con loro. Benissimo, facciamo quindi ok. Ogni sfida ragazzi c'ha la sua tipologia, perché prima ho premuto sul teschio e quindi era quella sfida in cui appena distruggiamo una torre ragazzi vincevamo. Quindi bisogna stare attenti raga anche a questo tipo di sfida e quindi creare il mazzo giusto. In questo caso raga vedete che c'è scritto live, vuol dire che il mio clan sta giocando. Ad esempio in questa 2 vs 2 il mio clan sta giocando ragazzi attualmente, ok? Bene ragazzi, Fireball, ancora pochissima HP e boom, un'altra battaglia vinta. Quindi altre carte nella nostra giornata del collezionamento delle carte. Attenzione, eccole qua, carte del clan. Qui possiamo vedere raga le carte che abbiamo sbloccato, che poi possiamo utilizzare per creare il mazzo per giocare poi nella guerra, nel giorno della guerra. Ricordiamoci che abbiamo 3 battaglie disponibili nel giorno della collezione. Quindi giusto per darvi un'idea, ok? Termina tra 24 ore, ecco la durata raga
di tutto ciò. Quindi, raga, tra 24 ore partirà il giorno della guerra, ok? Parte la giornata della guerra ufficiale. Altre carte, ragazzi, collezionate. Eccole qua. Boom, ragazzi. Ed eccoci qua. Bene, adesso ci vado ad avvisare, come dicevo prima, che la guerra clan, ragazzi, sarà il prossimo step. Il tempo rimanente alla fine del giorno della collezione. Quando scade inizia il giorno della guerra. Il clan non può partecipare al giorno della guerra. Partecipanti 9 su 10. Attenzione però, ragazzi, perché lì in rosso c'è scritto che il clan non può partecipare al giorno della guerra perché servono almeno 10 partecipanti. Penso significhi che qualcuno deve terminare i 3 attacchi, quindi ne manca uno, e che adesso i 9 ragazzi lo hanno fatto. In questo caso, ragazzi, ho completato le mie sfide. Bisogna aspettare quindi che gli altri completino anche loro, ragazzi, queste battaglie per poi arrivare al giorno della guerra. Quindi, ragazzi, finiamo qua questo video. Era una prima impressione a caldo. Sembra carina come cosa, ma aspettiamo il giorno della guerra e vediamo come va. Grazie per la visione, se avete altre domande fatele qua sotto, noi ci vediamo al prossimo videozzo, ragazzi. Mi raccomando, tra 24 ore vedremo questa guerra tra clan. Ciao!